Siamo a Villa Giulia, oggi 30 marzo 2019, si inaugura un evento, una mostra sul tappeto persiano. Marco Capelli, come è venuta questa idea? Ma allora, questa idea è venuta perché ovviamente sono andato ad acquistare un tappeto, ma detto questo c'è stato subito un grande feeling con Hamid e quindi ho tradotto il messaggio che tra di noi ci scambiavamo e quindi ho detto perché non proporlo a Villa Giulia, tanto direi che tutti sappiamo cos'è il tappeto persiano, ma non sappiamo le caratteristiche, le tradizioni, la cultura che avvicina il tappeto persiano, e quindi abbiamo portato 100 tappeti qui a Villa Giulia e abbiamo inserito questa conferenza dove ci è stato spiegato in tutte le maniere da diversi relatori il mondo del tappeto persiano. Siamo in compagnia con il signor Hamid che oggi a Villa Giulia ha presentato questa bella conferenza sul tappeto persiano. Ci può dire brevemente, ecco, il tappeto persiano, da dove arriva, quali sono le sue caratteristiche principali? Sì, noi abbiamo organizzato per questo evento e poi i tappeti tutti vengono da Persia e Iran, che è proprio il nome esatto, per cui volevamo un po' far vedere la storia del tappeto, la storia dell'Iran, per cui far conoscere e poi anche certe volte per cui chi anche hanno domanda per manutenzione, come da tenere, come viene fatto tutto, da spiegare questo oggi, come vogliono proprio anche avere una bella casa con questo bel tappeto. Il tappeto è sicuramente un oggetto di arredamento, ma anche dei disegni che hanno, sono dei simboli, prima ce lo spiegava. Beh, giustamente tutto questo avviene da una cultura, diciamo, iraniana, per cui loro, per dire mille anni, hanno avuto tutta questa cultura con questa simbologia che presentavano sul tappeto, anche per colori, natura che proprio che offre, loro tengono, ispirano tutto questo proprio di colori, di simbologia, che sia da antichità, di cultura, da civiltà. Quanto è diffuso il tappeto persiano in Europa e in Italia? Beh, in Italia è stato un grande richiesta per tappeti persiani, attualmente anche chiedono, io credo su 10 case 3 persone hanno tappeti persiani, per cui è stato un grande mercato, grande gusto italiano che proprio hanno scelto un bellissimo tappeti. I gusti sono diversi, ma quali sono quelli più, diciamo, ricercati? Ricercati due categorie diverse, o uno può essere come decorativo, uno può conoscere proprio come culturalmente proprio avere un tappeto, questi che hanno culturalmente, che conoscono anche civiltà iraniana, allora in questo punto è più facile, tengono come il proprio tappeto che viene fatto in Iran, per cui giustamente gusto italiano molto fine, raffinato, un po' colore più tenue. Come hanno preso gli ospiti di Villa Giulia questa sorpresa, perché è la prima volta, no, che mostriamo i tappeti a Villa Giulia? Esatto, questa è la prima volta che creiamo questo evento e la cosa simpatica è che tutti dicevano: ah, anch'io ho un tappeto persiano, anch'io ho un tappeto persiano, però non ho mai capito le tradizioni, la cultura e la manifattura, e per cui oggi abbiamo dato un valore aggiunto a ciò che per loro è stato il loro passato, cioè avere un tappeto persiano nelle loro abitazioni. È un prodotto che viene preferito dalle persone, diciamo, più anziane o anche dai giovani? No, questa cosa tutti viene da che sia anziani che giovani, perché si impara un'arte che proprio si imparano da piccoli, per cui devono conoscere di tessitura, conoscere disegno e poi dividono per anche collettivo, un'arte, un artigiano collettivo, chi che viene fatto disegno, chi che viene fatto colore e poi applicare proprio anche fare proprio come tappeto. Più in generale agli ospiti di Villa Giulia sempre offrite delle sorprese, delle feste, insomma è un po' una caratteristica, vero? Certo, noi assolutamente, come il nostro slogan, se vogliamo chiamarlo così, è diamo un senso ad ogni momento, quindi il senso è di dare sempre uno stimolo neurale e di far trascorrere il periodo e il tempo all'interno dando un motivo, e quindi quest'oggi abbiamo riportato nel loro passato, che è stato
passato prossimo nelle loro case, quindi collegando il loro tappeto persiano ad oggi. Da adesso in avanti ci saranno tutte le animazioni con i vari animatori e anche l'interazione con i parenti, quindi per noi questo è un grande risultato.